Riflessioni già. Riflessioni sull'essere. Bentrovati. Ciao da François, ciao a tutti. Io personalmente sono un filosofo. Io mi ritengo un filosofo, ma di quelli che non sono tenuti a ragionare. Di quelli che non fanno, non hanno e non producono congetture, programmando tutto quanto in partenza. Non sono un filosofo, diciamo, premeditato. Sono sicuramente un filosofo volontario, istintivo. Dico esattamente ciò che penso, ciò che mi passa per la testa, che mi frulla per la mente. Paradossalmente, scusate il gioco di parole. Quindi al massimo posso essere preterintenzionale, nel senso che non dico qualcosa con l'intento di raggiungere un traguardo, un obiettivo, di cogliere un passaggio e non un altro. Magari chi mi ascolta potrebbe intendere qualcos'altro che invece viene frainteso, ma alla fine la comprensione non è di questa terra. Io sono qui sceso tra voi e appartenente a questa esistenza soltanto per lasciarmi andare, per far trasparire emozioni, sensazioni, affinché la gente si immedesima, ma non nel personaggio, ma non nel fatto in sé per sé, ma in quello che io posso suscitare attraverso la mia voce, attraverso il mio modo di pormi. Certo, ascoltandomi in questo contesto, ascolta soltanto la voce, potrebbe al massimo immaginare i miei movimenti anche mentre registro questo podcast, questo comunicato. Per cui non ragiono, nel senso che non ho bisogno, dico ciò che mi passa per la testa, e in questo frangente io sto ragionando, sto conversando, sto disquisendo. Non elaboro nulla, chiaramente, in partenza. Tutt'al più vado ad avvalorare delle tesi, delle idee formulate al momento, e che io chiaramente, dicevo, non sono dettate dalla mente altrui, né tantomeno dalla mia. Ogni cosa che noi sentiamo dire, ogni cosa altrui che noi sentiamo dire, percepiamo, avvertiamo, ormai è superata, non appartiene più all'immediato, non appartiene più al discorso, non appartiene più, non è più contestualizzata nel momento in cui noi stiamo disquisendo, in cui noi stiamo conversando, ma in qualcosa di ormai superato. Per cui, certo che bisognerebbe anche adeguarsi a determinati standard, a determinati momenti, situazioni, questo sì. Io, François, in quanto François, sono vita e non teoria. È come il bel teatro, come tutte le arti in generale, parlavo nel primo episodio, nel primo podcast. È come il bel teatro che diventa abitudine ormai, dovere, mestiere, abitudine, cioè il convertirsi, cambiare drasticamente quelle che sono le regole del teatro, giunte fino a noi da generazioni a generazioni. Ma magari il teatro e le origini del teatro hanno matrici particolari, affondano, come dire, rievocano vecchie situazioni comunque non certo paragonabili a quelle che oggi siamo abituati a conoscere. Il teatro un tempo era tutt'altra cosa, poi ovviamente preso d'assalto, impossessatosi chi ovviamente ne fa uso a suo piacimento, impossessatosi di questa grande forma d'arte sopraffina, ne ha fatto quello che più voleva, ne ha un po' mischiato le carte, ma in buona sostanza il teatro diventa abitudine, ma un'abitudine non nel comunicare, non nel voler raccontare qualcosa, per quanto anche voler esprimere, volersi lasciare andare alle sensazioni, ovviamente trasmetterle anche a chi ti ascolta, a chi ti guarda, diventa appunto anche un racconto, diventa una narrazione, paradossalmente.
Ma tutto questo, questa forma nuova di teatro, di bel teatro, diventa abitudine ormai, dovere, sacrosanto, legittimazione, privilegio soprattutto, un privilegio asfissiante e succube del talento che poi, del talento di ognuno di noi che si accinge a compiere determinate azioni, un talento che va onorato, un talento che va elogiato quotidianamente. La vita, soprattutto, la vita di ognuno di noi, che viene narrata in un certo senso attraverso una serie di emozioni che traspaiono attraverso una voce, una voce parlante, una voce narrante. Beh, quella vita implica un sentimento. Io, François, sono soprattutto a favore, sono accanto, il mio cuore è proprio verso chi patisce quotidianamente, verso chi soffre, verso chi si sporca le mani, chi ha il cuore abraso dalle sofferenze, chi è caduto tante volte ma si è rialzato, ma anche chi è ancora per terra non riesce a trovare un'ancora di salvezza. Io sono vicino a quelle categorie di persone, ma anche a quelle realtà in genere, non necessariamente materializzate in persone, cioè quindi personalizzate o personificate in un'identità umana. Io sono molto vicino a queste persone, a queste realtà, a queste forme di umanizzazione, a chi si sporca, a chi ci rimette, a chi si sacrifica, a chi ci mette cuore. Va anche detto però che l'azione esercitata dal cuore, c'è sempre una grande combattività. Si è sempre ovviamente combattuti chi si trova in queste condizioni. Si è sempre un po' combattuti, e neanche probabilmente i grandi esperti oggi, i grandi psicanalisti o comunque gente che competente, che narra che tratta quotidianamente di questo argomento, riesce ancora oggi a trovare un punto fermo su questa situazione, a sbrogliare un po' la matassa. C'è sempre ancora un punto interrogativo abbastanza evidente tra l'azione esercitata dal cuore e quella dell'attività pensante dell'emisfero cerebrale, a prescindere che si possa dividere in emisfero sinistro e destro. Quello poi entreremo in un altro momento, magari cercheremo di delineare le varie differenze, ma qui parliamo del rapporto stretto, complice, tra cuore, quindi istinto, e razionalità appartenente all'attività pensante, all'attività intellettiva. Ecco che il cuore, l'azione esercitata dal cuore, che in fin dei conti è un muscolo, questo non va dimenticato, non va dimenticata la sua funzione primordiale, originaria. Il cuore richiama a sé e ovviamente a tutto quello che gli sta intorno in qualche modo. Una legge richiama a sé un dettame, un dogma imprescindibile, ormai prestabilito, programmato e ne condiziona il pensiero. Perché parliamo di programmazione? Parliamo di programmazione. Inizialmente avevo detto che io, François, come mi auguro che tutti coloro che ascoltano, che stanno ascoltando, che mi stanno ascoltando, si rispecchino in quello che io ho detto, e cioè che bisogna lasciar stare, bisogna abbandonare completamente le cose programmate, le cose scritte, definite, ma lasciarsi andare all'immediatezza del momento e che il pensiero offre. Per cui parliamo in questo caso, per quanto concerne l'attività istintiva, tutto ciò che concerne l'istinto, le emozioni, le passioni, parliamo di programmazione nel momento in cui il cuore elabora delle emozioni, delle sensazioni molto forti o meno intense, meno plateali, meno eccessive, meno ingombranti. Per cui
sente il bisogno di richiamare l'attenzione dell'attività pensante, dell'attività più che altro intellettiva, dell'attività cerebrale, ok? Per cui è come se deve inviare una serie di domande ben precise, ben definite su come comportarsi. Quindi il cuore, l'attività emozionale, tutto ciò che concerne l'istintività, ha preso in esame situazioni emozionali, desideri, passioni, magari non è sempre in grado di elaborarle, quindi chiede in soccorso l'aiuto dell'attività pensante, ma soprattutto di quella intellettiva, che è molto importante stabilire la differenza dell'attività pensante. Quindi invia, è come un computer, come se ci fosse uno schermo, quindi un monitor. Da una parte c'è il cuore, se vogliamo intenderla, che invia delle domande ben precise dall'altra parte dello schermo, dall'altra parte del tubo catodico, alla attività pensante, alla mente, al cervello, ok? Chiedendo aiuto su come queste emozioni, queste sensazioni devono essere elaborate, come fare per non sopprimerle, come fare, anzi, a cosa più che altro dare importanza, quali elementi sottovalutare, quali invece prendere fortemente in considerazione. Quindi in questo ambito parliamo di programmazione, di definizione di qualcosa, va bene? Il cervello a sua volta, l'attività pensante, ne è influenzata, ne è onorata in qualche modo, ne è adulata, quindi viene un attimino così corteggiata, rimorchiata, oserei dire. È come una bella donna che viene rimorchiata da un bel signore galante. In questi casi, vabbè, allora, la donna potrebbe essere il cuore, il bel cavaliere potrebbe essere il cervello, a prescindere che comunque le due compagini sono strettamente correlate fra loro. Per cui uno corteggia l'altro, ne trae beneficio e viceversa. Quindi il cervello cosa fa? Elabora, si sente adulato, si sente condizionato, influenzato positivamente, a seconda dei casi, da tutto quello che riceve, da questa forma di considerazione. Quindi viene sedotto e ovviamente a sua volta trasferisce questa sua, diciamo così, soggezione, questo suo sentirsi onorato dalla richiesta d'aiuto, da questa forma di considerazione, e ovviamente analizza quelle che sono le domande e dice, consiglia come comportarsi al meglio. Quindi è importante, quindi si parla di programmazione in questo senso, ma soltanto in questo senso, perché si sa benissimo che l'istintività è sinonimo di qualcosa che avviene al momento, qualcosa di immediato, qualcosa che permette all'individuo di sfuggirsi completamente, di essere sempre presente a se stesso, sempre di continuo e mai in un luogo dove non dovrebbe essere, nel cosiddetto luogo sbagliato al momento sbagliato, fuori da ogni logica, fuori da ogni coerenza. Non ci riguarda tutto questo. A costo anche di sbarazzarsi della propria dignità, perché se la dignità di un individuo sortisce in qualche modo, richiede un prezzo da pagare, un compromesso a cui scendere, meglio privarsene di tutta questa roba, privarsene di elementi come dignità, prerogative, che a volte diventano prerogative imprescindibili per qualcuno. Dignità, certo, poi a seconda di casa, a seconda di come la si veicola, la si utilizza, di quanto ci si fa scudo di essa. Quindi abbandonandoci e privandoci di tutto questo, ma solo, ripeto, per voler essere nell'immediato, nell'immediatezza, soltanto così noi cercheremo di ottenere risposte ai nostri quesiti, e laddove non li otterremo, fa nulla, il discorso non cambierà,
tantissimo, notevolmente, andrà bene ugualmente. Per cui si crea questa forma di adulazione, questa forma di corteggiamento costante e reciproco tra l'uno e l'altro. Uno diventa, diciamo così, complice dell'altro, diventa anche, come dire, si stupisce anche di se stesso, di quello che riesce a comunicare, riesce ad esprimere, dell'aiuto che riesce a dare. Per cui si parla di programmazione, al di là di questa forma di parafrasi, ecco che si parla di programmazione soltanto in questo caso, ma di norma nell'esistenza di un individuo non si dovrebbe mai parlare di programmare qualcosa, programmare la propria vita. Progetti sì, ma progetti non sono, come dire, non sono necessariamente inseriti o inseribili in un contesto di programmazione, ok? Nel senso che i progetti seguono un altro filone, seguono quello che è il traguardo, l'obiettivo che una persona si pone, ma l'obiettivo che una persona si pone può anche prescindere dalla programmazione che si effettua affinché si ottenga quell'obiettivo, d'accordo? È tutta un'altra cosa. Programmare troppo richiede stress, ansia, fatica. Voi mi direte, ma per ottenere risultati bisogna faticare, bisogna sudare, bisogna... D'accordo, sì, è vero. In partenza ho detto che sono vicino a coloro che si sporcano l'anima, a coloro che cadono e non sempre si rialzano, ai sofferenti, ai disagiati, a coloro che sono i margini, coloro che hanno difficoltà di inserimento, d'accordo? Ma fino ad un certo punto, alla fine. Lo stress, la stanchezza, il programmare e sapere già in principio, ovviamente, che poi quei programmi che uno fa durante il corso della giornata, per l'indomani, per la settimana che verrà, poi non sempre andranno a buon fine, per una serie di circostanze, magari probabilmente proprio per la questione, per il concetto di necessità di sfuggirsi, quasi paradossalmente di rigettare quello che si è, quello che si è creato. È come quando, e accade, tutto questo accade, è reale. Programmare qualcosa per ottenere un risultato, poi, e magari ci stupiamo anche di quella cosa, di quello che siamo riusciti ad ottenere. Magari non sempre riusciamo o vogliamo giungere alla fase finale, all'azione. Ci fermiamo all'atto, o perché magari ci rendiamo conto che quella cosa è più forte di noi, è più grande di noi, abbiamo fatto il passo più grande di tutto quanto il corpo. Quindi non ci sentiamo all'altezza, abbiamo un po' di remore, un po' di timori, ci tremano le gambe, tutto quanto, la voce comincia a farfugliare, a tremare. Ma anche necessariamente, non necessariamente questo, anche perché tutto questo accade anche soltanto perché noi godiamo, proviamo piacere e benessere anche soltanto averlo concepito, un qualcosa, un'idea, che poi prevede la sua realizzazione, quindi la sua concretizzazione, quindi un qualcosa di materiale, di fisico. Quindi non necessariamente questo, però è anche molto, molto bello, salutare, benefico, godere di quello che la mente riesce a regalarti quando si insegue qualcosa, quando si concepisce un'idea, folle o tradizionale che sia. Questo è molto bello, quindi perché affannarsi a programmare quando sappiamo che non necessariamente tutto si concretizzerà? Perché probabilmente siamo noi stessi nel momento proprio in cui creiamo, o meglio, programmiamo qualcosa, che lì cambia tutto, cambia lo scenario, cambia il nostro punto di vista nell'immediato. E in quel caso non serve più, non occorre, non conta, è quasi, oserei dire, inutile fare programmi. Quindi vivere, pertanto, prevede il manifestarsi e il fluire delle proprie opinioni. Va bene? Vivere costantemente e godere di delle sensazioni che si vivono. Quindi più pratica e meno teoria, ok? Perché le idee e il loro fluire continuo, con la vita che ovviamente poi scorre,
Tutto questo sovrasta la sfera emotiva che viene infangata dal pensiero massivo. Quindi vivere e vivere delle proprie emozioni è bello perché ci fa godere di quello che dei frutti, ma anche delle sensazioni benefiche, quindi non soltanto quello che riusciamo a concretizzare, ma anche delle sensazioni, delle bellissime sensazioni di benessere, di quasi oserei dire paradisiache. Però molto spesso incappiamo nell'opinione altrui, del giudizio massivo, che non sempre, anzi quasi mai, è veritiero e concreto e opportuno. E questo è importante. Politica, cultura. La politica che si confonde con la cultura, e anzi viceversa, oserei dire, la cultura che viene presa in ostaggio dalla politica o presunta tale. Cultura defraudata dalla presunzione di sapere di certi individui che poi si fregiano di certe cariche, di certi titoli. Titolare di qualcosa. Ma titolare di che? Se neanche si posseggono i titoli, gli attestati, i meriti. Oserei dire forse proprietario di qualcosa, è più opportuno, proprietario di qualcosa. Quella cosa è di mia proprietà, anche se in questo caso io avrei delle remore personalmente. Immagino anche voi. Ovviamente io, per inciso, invito sempre i miei ascoltatori a esprimersi, a esprimere il loro punto di vista, favorevoli o contrari a quello che io sto dicendo, al mio punto di vista. Quindi siete liberi, sbizzarritevi, osate, scrivete, sporcate, è tutto. I vostri commenti saranno sempre ben accettati, ci sarà sempre possibilità di confronto. Quindi chiusa questa parentesi, quindi dicevo, cultura defraudata dalla presunzione di sapere. Per cui vivere e diventa soprattutto libertà di riflettere. Paradossalmente si giunge a riflettere, a pensare se vale la pena vivere e come farlo. A proprio piacimento, secondo le proprie regole, andando un po' controcorrente, è sacrosanto, è legittimo. Quindi libertà di riflettere ciò che per noi ha un senso, scoprendolo ogni giorno, scoprendo il mondo, ma il mondo dentro di noi, il sapere racchiuso dentro di noi, senza doverlo necessariamente tirar fuori come quasi oserei dire merce di scambio. Perché i grandi saggi dicevano, e qui converrete con me, spero, mi auguro, i grandi saggi dicevano che chissà, il colto non è colui che usa il suo sapere, la sua sapienza come merce di scambio per elevarsi e, come dire, su un piedistallo e farsi notare a mo' di esibizioncella. Al massimo come vanità, la vanità differente dall'esibizione, dall'esibizioncella, dalla civetteria. Vanità è una caratteristica più nobile, più sublime, oserei dire. Quindi, vivere, dicevo, libertà di riflettere ciò che per noi ha senso, come vivere la nostra vita, scoprendo ogni giorno il nostro sapere che era chiuso dentro di noi, vivere e soprattutto cervello, idee, mente, amore per se stessi e per il diritto di esprimersi, vivendo appieno e godendo dei piaceri ponderati, che vengono ponderati ma non per questo non vissuti. Nel momento stesso in cui si pondera qualcosa, in cui si analizza, si sta vivendo appieno, si sta godendo della propria capacità di analisi, ma anche ci si stupisce di noi stessi, senza ovviamente esagerare, senza esasperare, esautorare questa possibilità, questa predisposizione. Quindi vivendo appieno, godendo dei piaceri ponderati, dicevo, analizzati costantemente, ma anche no. Siamo noi che decidiamo che cosa è giusto per noi e cosa è sbagliato, senza voler interferire o infierire sulla vita degli altri e sulle loro scelte, sia ben chiaro, ma stabilendo nell'attribuzione o meno del proprio cuore, mettendoci il proprio cuore e chiaramente mettendo in risalto, in evidenza,
il valore autentico delle proprie idee, dei propri pensieri. Qualora il cuore non pulsa, non dovesse più pulsare spontaneamente perché avverte magari probabilmente il peso dell'autentico emozionarsi, di un'emozione vera, pura, autentica, ecco che subentra, come dicevo in partenza, il pensiero. Il pensiero che stabilisce e attribuisce un ruolo per entrambi, per tutte e tre le parti, per se stesso, per il cuore che è il ricettacolo dei pensieri, pensieri ingombranti molto spesso che non è sempre in grado di reggerne il peso, e ovviamente per i pensieri stessi, per le opinioni, per le idee che vanno prese in considerazione, che hanno un ruolo fondamentale, che sono degni di rispetto. Quindi, per riassumere, sentimenti che devono meritare il loro fluire, devono meritare il loro essere sentimenti, la purezza del loro essere, del loro fluire autonomo, o se no si supporta il loro avanzare attraverso l'analisi, ok? Che va anche bene, come dicevo prima. Quindi è creare un bilanciamento tra istintività, passione, immediatezza, autenticità e analisi, ok? Ma sempre nella propria persona, perché dicevo, siamo sempre noi che decidiamo quello che è giusto, quello che è sbagliato o quello che è giusto per noi, senza subire condizionamenti di nessuna sorta, ok? Per cui analisi e sentimento, passione e istinto. Analisi ovviamente che non deve essere mai forzata, mai, altrimenti poi diventa una farsa, diventa parodia di se stessa, e chiaramente poi il cuore ne soffre e il mondo va a rotoli, a rotoli, a rotoli. Ciao! Ciao da François!